il PD aveva dato questo assenso, in qualche riunione io ho detto 100 volte, per evitare poi illazioni e delle cose gratuite che non stanno né in cielo né in terra, se c'erano altri candidati. Nessuno si è alzato. E allora siamo andati per la nostra strada. Poi gli ho dato la pillola e è rientrato. C'è chi ha deciso che doveva farsi da parte per il bene del progetto, e di questo lo ringrazio pubblicamente, Andrea. Lo ringrazio pubblicamente. Non è vero quello che dicono gli altri, che l'abbiamo buttato fuori noi. Noi non abbiamo buttato fuori noi, ma noi ci siamo confrontati e dal confronto è uscito solo il bene per Lingua Glossa. Questo tempo condiviso ci ha resi una bellissima squadra, che dico, una famiglia, Luca, una famiglia ci ha reso, perché abbiamo lavorato per mesi. E in questa famiglia ho ritrovato una sorella con cui ho ristaurato ancora di più un rapporto straordinario, perché eri straordinario sei tu, e parlo di Eleonora Rita, a cui lascio la parola. Grazie Raffaele. Definitiva archiviazione nei nostri confronti, in quanto non ha rilevato nessuna responsabilità penale. È giusto che tutti ne siate al corrente di ciò che è stato fatto. Mi chiedo e chiedo a tutti voi una riflessione, visto che ultimamente si parla in giro di libertà politica, una scelta libera, cosa ha spinto il sindaco a sporgere denuncia nei confronti di due consiglieri di opposizione che hanno svolto il proprio dovere nelle funzioni del proprio mandato? Cosa lo ha spinto? In qualcosa sicuramente però si è distinto in questi anni. È stato l'unico sindaco a spingersi in tale azione. Complimenti. Ma passiamo a noi. Negli ultimi anni ho avuto invece il piacere di conoscere Luca, l'avvocato Stagnetta, sua società, presentato a firma dei due consiglieri, Strano e Spartano. Ma passiamo a ciò che sarà per i prossimi 5 anni. Sicuramente molte di voi hanno già letto parte del programma proposto dalla lista adesso. Riguarda ad esempio l'istituzione di una consulta dello sport per garantire la realizzazione di iniziative ed eventi sportivi, monitorando naturalmente tutte le occasioni per realizzare o valorizzare le strutture sportive del nostro territorio. A tutti. Adesso passo la parola al candidato, il candidato Strano non vuole essere chiamato consigliere come ho fatto negli ultimi 4 anni. Prego Marianna. Grazie Davide. Deputati, sindaci, giustamente sono due liste con candidati sindaci differenti sia a livello politico, a livello metodologico e sia anche nelle persone che saranno scelte a interpretare il ruolo all'indomani delle elezioni. Io sono l'ultimo che sono arrivato, è vero. Proprio per questo, quando c'è stato da scegliere e da che parte stare, ho scelto la parte di campo dove giocare e dove giocheremo insieme la nostra partita politica. Sarei però un ipocrita e intellettualmente, proprio lo ripeto, ipocrita con me stesso in primis e soprattutto con voi se io dicessi, come qualcuno ha detto dall'altra parte, che Luca Stagnetta sia stato il mio sindaco dall'inizio. Non è così. Come non sia né il mio e no il nostro sindaco. Ci tenga a sottolineare questo nostro perché ha un senso. E vi spiego perché è il nostro. Io
facevo parte di un gruppo, che in questo periodo ha lavorato e si è confrontato con diversi attori in campo, perché dovevamo trovare le soluzioni migliori per il nostro paese. Man mano che si andava avanti per trovare queste soluzioni attraverso un dialogo continuo con questi soggetti politici, un ragionamento a 360 gradi sul territorio, sulle risorse, sulla comunità e sulle azioni che intendiamo porre in essere. Vi invito a leggerlo iniziando proprio dalla premessa, seria, completa, consapevole. Stasera però io non parlerò del programma, vorrei invece condividere con voi alcune considerazioni, iniziando ovviamente da quelle, come dire, sulla condizione dell'ente comune, facendo una sorta di foto virtuale. Prima riflessione, situazione economica e finanziaria dell'ente. Ebbene, all'atto dell'insediamento l'amministrazione in carica, con non poco clamore mediatico, lanciò una campagna di informazione, anche se al tempo qualcuno disse di disinformazione, in ordine alla situazione denunciata una condizione contabile precaria, un buco di circa 1.800.000 euro se non ricordo male. L'altra sera invece sentivo numeri diversi, verrebbe da dire numeri in merda. Comunque, una situazione che apriva la strada per l'avvio delle procedure del piano di riequilibrio finanziario dell'ente. Alto, fermo il gioco, scusate, ma una cosa la vorrei capire. Chi oggi dice di avere trovato in eredità quel disastro non era per caso il presidente del Consiglio Comunale del tempo? Mi chiedo allora, si è votato contro o a favore l'approvazione di quei bilanci che già al tempo della sua presidenza dovevano presentare criticità rilevanti? Una voragine di tale dimensione non si crea in pochi giorni. Andiamo avanti. Dal bilancio 2021 si evince tra l'altro che al fine di procedere al pagamento dei debiti commerciali esigibili, nell'esercizio 2020 è stata attivata un'anticipazione di liquidità presso la Cassa Depositi e Prestiti pari a 1.279.000 euro. Care amici, amiche e amici, i protagonisti di questo momento siete voi, siete gli attori principali del nostro progetto. Vorrei ringraziarvi ad uno, ma vi ruberei troppo tempo e soprattutto rischierei di dimenticare qualcuno. In particolare all'onorevole Nicola D'Agostino, che prima vedevo qui, al sindaco di Piedimonte Ignazio Puglisi e al segretario regionale, al segretario provinciale del Partito Democratico, che, di cui vi porto i saluti. Un ringraziamento non può che andare a chi mi ha preceduto negli interventi e a chi ha organizzato questo evento, a partire da Valentina, per arrivare a Karin, a Concetto, a Elisa e al mitico Carmelo M. La tornata elettorale che viviamo assume dei connotati particolari che la differenziano da quelle precedenti. Veniamo da 2 anni difficili in cui l'evento pandemico, che pare, almeno speriamo, sia nella sua fase finale, avendo creato un'emergenza sociale e sanitaria, ha messo in discussione tante certezze. In tanti abbiamo riscoperto il valore della libertà, che così come l'aria ci si accorge di quanto sia importante solo quando manca. Queste elezioni si celebrano in costanza di una guerra che inquieta più di altre l'Occidente e che ci impone una riflessione anche sul valore della democrazia, da non poter considerare mai come un dato definitivamente acquisito. Dobbiamo ogni giorno lottare per mantenere e salvaguardare nella partecipazione alla vita politica di una comunità, nell'affermare senza paure le proprie idee, nell'esprimere liberamente il proprio orientamento. Trovo triste incontrare non poche persone che mi dicono di non voler andare a votare
perché rassegnati e convinti che nulla possa cambiare. Trovo preoccupante sentirmi dire da diversi cittadini che vogliono sostenerci ma di mantenere riservato il loro orientamento onde evitare di avere problemi. Oggi più che mai abbiamo il dovere di trovare il coraggio, di vincere la paura, di essere uomini liberi in una città libera che sceglie liberamente i suoi rappresentanti. Mi accosto a questa competizione consapevoli dell'enorme difficoltà che un amministratore comunale incontra, ma anche con la convinzione che la dedizione, la determinazione, il coraggio ed il lavoro di squadra, accompagnati dalla progettualità, consentano di superare ostacoli e di raggiungere obiettivi altrimenti inimmaginabili. Negli ultimi mesi si è lavorato molto per concepire un progetto che sarà la nostra linea guida, un progetto che, lo abbiamo più volte ribadito stasera, non vuole essere un libro dei sogni né un'elencazione di piccole o grandi opere da eseguire. Come immaginiamo Lingua Glossa domani? Che modello di paese vogliamo? La risposta a queste domande la troverete spiegata nel programma che questa sera sarà distribuito e renderà conseguenziale e strumentale ogni azione e iniziativa amministrativa. Diceva prima Concetto che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che hanno coinvolto decine di lingua glossese, ma non allo scopo di creare un'aggregazione di persone da spendere nei tavoli delle trattative, ma al fine di fare tesoro di quante più esperienze formative e professionali possibili, certi che solo attraverso questo processo sarebbe stato possibile arrivare alla realizzazione di qualcosa di innovativo.